fa? I segnali vitali di Hammond. È morto? Mio Dio, siamo rimasti soli, Isaac. Allora, ragazzi, un trucco, se vi trovate anche voi davanti a questo titano, ovviamente se giocate Dead Space lo troverete di fronte a questo mostro, e non aspettate che colpiano le spalle, cioè lui anche se è davanti alla corazza, ma se guardate bene sulle spalle, le posizioni con le braccia, ci sono dei punti gialli, che sono dei punti scoperti, dove pericolo lo ferirete, insomma. Perché rispetto agli altri titani è molto resistente, però nelle giunzioni con la spalla quello è un punto debole. Cerchiamo di fuggire dalla canyon. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile, abbandonare la nave. Questa nave qua dove ci troviamo. Abbandoniamo. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile. Abbandonare la nave. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile. Abbandonare la nave. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile. Abbandonare la nave. Poi c'è questo dottor Kane che ci ha contattato. Uscita da gravità zero. Un pazzo. Poi c'è ancora l'altro dottore là. Uscita da nuovo. E poi c'è anche il Bond che va e viene. Sentiamo le voci che stanno. Capitolo 10. La fine dei giorni. Ponte equipaggio. Isaac, ho localizzato la navetta trovata da Hammond. Oh no, il computer della navetta è andato, hanno rimosso le schede di navigazione. Non so dirti perché. Ce ne sono tre sparse in giro per il ponte. Sto scaricando le loro posizioni. Da qui non posso accedere alle porte, ti servirà una chiave dell'equipaggio. Se riesci a trovare quelle schede, posso rimettere in funzione la navetta. Ok. Allora, siamo arrivati al ponte equipaggio. Aspetta, se vendiamo qualcosa. Allora,
su Unitology. Uniti ascenderemo? Unitology è una nuova speranza o soltanto un'altra tuffa di Kerry Van Otke? Se avete vissuto su Marte negli ultimi 200 anni, potreste esservi persi la setta religiosa a più rapida diffusione della storia. Unitology vanta milioni di seguaci, fra i quali influenti direttori e funzionari di alto grado. Dispone di 78 miliardi di crediti in azioni delle principali società e possiede due delle più importanti istituzioni finanziarie della Terra. È nata come un culto della personalità, Unitology si è trasformata in una religione rispettata e affermata. Quasi una religione e quasi tutti conoscono le basi. 200 anni fa Michael Eichmann, un professore di antropologia, ha svelato quella che appare il suo era la più grande truffa mai organizzata dal governo terrestre. Quella è orchestrata per coprire la scoperta di un manufatto, un marchio, che provava oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza della vita aliena. Il governo definì Eichmann un ciarlatano, ma molti ascoltarono le sue parole e la sua morte misteriosa non fece che aumentare l'interesse. Vabbè, la chiesa di Unitology si divide in livelli. La chiesa inoltre pretende che i seguaci donino il loro corpo dopo la morte, considerata l'enfasi posta su trasformazione e rinascita. Vabbè, c'è l'esistenza di questa chiesa, Unitology che venera questo marchio di natura aliena. Bisogna scendere. La cosa puoi aggravarti quando intorno a te c'è solo disperazione. La dottoressa Cross era una vera credente, aveva fede. Ora lei attende la trasformazione, la rinascita. Tu sei pronto per l'ascensione, signor Temple? Certo che sì. Ah, Temple, quello che sentiamo sempre negli audio. Osserva la convinzione che deriva dalla vera fede! Sì, vabbè, sei solo un assassino, abbiamo capito. Loro sono pronti. Accoglili! Abbracciali! Dove vai? Dove cazzo sta andando questo? Scappa. Dunque, trova le chiavi dell'equipaggio, trova le segrete di navigazione su tre. Cosa
Clark. Devo assolutamente parlarti. Sono vicino alla tua posizione e so che ti interesserà sentire ciò che ho da dire. Posso spiegare tutto. Cosa è successo? Quando hai le schede di navigazione, raggiungi la postazione della sicurezza. Dobbiamo parlare. Presto. Presto. Molto presto. Alloggio B è stato disattivato. Prova un sistema di sblocco lì vicino per arrivare alla porta. Supporto vitale del controllo climatico. Condizione pericolosa. Accesso al porto. Oh!
Infarto, gli sbucano all'improvviso nemici che non ti aspetti. E ti ritrovi all'improvviso a urlare perché appunto gli si parano davanti all'improvviso nemici. Sta merda a terra. Sembra davvero sporco. Un vero inferno. Vabbè, allora adesso che dobbiamo fare? Altre due schede di navigazione. Yeah.
Z-Body. Accesso a gravità zero. Oh mamma. Uscita da gravità zero. Abbiamo trovato il disegno divino, infine si svela e noi saremo gli eredi. Noi ascenderemo, l'abbiamo sempre saputo. La vostra morte è la prima fase. Fa parte della chiesa, il monitoraggio. Lo stadio fisico della trasmissione. Gli schiletti dobbiamo spostare. Thank you.
Da come parla non è che abbia tutte le cose. So che vuoi riparare la navetta privata per andartene da qui, ma andartene ormai non è più possibile. Ma come no? Il propulsore a velocità luce della navetta è distrutto. No, non perdere la speranza. Non farlo. Io l'ho fatto. Ho provato a distruggere la nave, a sabotarla. Ma Amelia, lei ha cambiato tutto. La Chiesa! Credono che il marchio sia divino, ma non sanno cosa è successo qui, cosa è stato scatenato. Guarda qui! Mamma. Ecco cosa abbiamo trovato nel nucleo del pianeta. Mercer la chiamano unicamente. È l'origine di tutto. Controlla telepaticamente i necromorfi. Siamo stati degli idioti! Ma Amelia, lei sapeva che poteva essere fermata, riportando il marchio sul pianeta. Il marchio riusciva a bloccarla, a trattenerla. Riporta il marchio e imprigiona l'unica mente. Ti prego, mi dispiace, Amelia. Mi assumo buona parte delle responsabilità per questa tragedia. Ora devo porre fine a questo orrore. Espiare i miei peccati, ma tu puoi aiutarmi. Se riparate la navetta e caricate il marchio a bordo, possiamo farcela. Per sempre! Va bene, questo strano tizio ci sta dicendo di trasportare via il marchio che si troverebbe sulla Ishimura, sulla nave. Dovrebbe trovarsi qui, quindi da qualche parte.
dai colori se andiamo in una suite. Dai colori. Registro personale del capitano. Voglio che tutto sia chiaro. Quando qualcuno sentirà queste parole, le mie azioni saranno note a tutti. Sono un unitologo. Ormai tutti avranno capito che non dovremmo essere qui. Era il solito incarico minerario illegale per la compagnia, finché la colonia non ha trovato il marchio. Allora, la Chiesa si è interessata alla cosa e mi ha scelto come guida. Hanno anche fatto in modo che nell'equipaggio vi fossero molti devoti. La direttiva primaria era recuperare il marchio dalla colonia e portarlo sulla nave. Okay. Il dottor Kaino, l'ufficiale scientifico. Eccellente, eccellente. Sto arrivando, non ti muovere. Questa qui dovrebbe essere la nave. Testa accensione motori navetta. Prima del decollo, la piattaforma di controllo, là devi gestire la procedura di sgancio mentre accendi i motori della navetta. Questo ci renderà di nuovo uno. Presto, io porterò la navetta sul ponte di volo dove si trova il marchio. Sono diretto al ponte di volo. Raggiungimi là, così caricheremo il marchio a bordo. Sì, Amelia. Ora lo porteremo a casa.
Ponte di Voro. Non so se questo Kaimen sia pazzo o meno, ma a noi quella navetta serve. Per cui teniamocelo buono. Dell'equipaggio, per pensare. Ora. Kaimen si sta dirigendo verso l'hangar. Vuole che lo incontri sul ponte di Voro per caricare il marchio sulla navetta. Una volta fatto, potremo scendere sul pianeta. A mo' dobbiamo andare sul pianeta. Aegis 7. Aegis 7. Va bene. Allora, torniamo indietro. La vostra ora è vicina. Non c'è motivo di avere paura. Nessun motivo per combattere. Molti sono andati prima di noi e ora è il momento del nostro viaggio, di trascendere la morte. Il futuro farà il suo corso. Unitevi a me mentre guardo negli occhi Dio. Ah, si fa uccidere? Beh, niente di meglio. Ce lo togliamo dai piedi almeno. Ok ragazzi, il video che uscì, guardate, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay di Dead Space.